Ciao a tutti, bentornati nel mio canale, io sono Stefano Schiavon e oggi parliamo come al solito di fotografia. Nello specifico vorrei fare una chiacchierata parlando del colore. Diciamo che il colore, per definire il colore bisogna definire i tre componenti tecnici dello stesso, che sono la tonalità, la saturazione e la luminosità. Per la fotografia, sapere queste cose è di vitale importanza, perché con i colori stimoliamo psicologicamente la nostra mente, quindi creiamo delle sensazioni a seconda del tipo di colore che affianchiamo all'altro. E questo determina comunque anche il nostro stato d'animo nel ritrarre una scena. La tonalità è la posizione del colore lungo la ruota dei colori. In pratica è quello che la maggior parte di noi intende quando parla semplicemente del colore. Quindi alla domanda che colore era, rosso, blu, verde, questa è la tonalità. Poi abbiamo la saturazione, dove si usano anche termini come vibranza o ricchezza, ma in ogni caso la saturazione definisce la purezza del colore. In pratica è la quantità di colore effettivamente presente in questo caso parliamo di fotografia, quindi nella scena fotografata. La saturazione può essere determinata tramite l'illuminazione. Facciamo l'esempio di un soggetto illuminato dalla luce solare diretta o comunque da una luce dura. Può offrire dei colori saturi rispetto, per esempio, a questo soggetto ritratto posto sotto un cielo nuvoloso, comunque grigio. La saturazione è anche un fattore che può essere controllato comunque con facilità anche dopo lo scatto con la post-produzione. Un'immagine con una bassa saturazione o addirittura assente ha un carattere etereo, qui, mentre un'immagine con elevata saturazione risulta a noi vivace e stimolante, e i colori molto saturi affiorano in una foto mentre quelli meno saturi recedono comunque. Abbiamo poi come ultimo componente, scusate, mi è cascato il telefono. Abbiamo come ultimo componente tecnico del colore la luminosità, che infatti quando sono chiari e oscuri i colori, quando sono più chiari sembrano più energici, mentre quelli più scuri sembrano più tranquillizzanti. Inoltre dobbiamo anche dire che il nostro occhio, quando vi è meno luce, vediamo i colori meno saturi, quindi dobbiamo stare attenti a non saturare eccessivamente le ombre rispetto a tutti gli altri colori dell'immagine. Infatti spesso le ombre danno il meglio di sé quando hanno una saturazione inferiore rispetto ai toni intermedi e alle luci. Possiamo anche dire che i colori hanno una simbologia, sviluppano un'emozione in chi li osserva. Quindi i colori possono influenzare la significatività di un'immagine in modo differente in base all'osservatore, a seconda della situazione, della persona. Abbiamo parlato di punto di vista psicologico, dove i quattro colori principali sono il rosso, il giallo, il blu e il verde. Comprenderne la simbologia e le nostre reazioni emotive al riguardo può aiutarci a sviluppare una particolare interpretazione sia delle foto che di ciò che ci circonda. Dobbiamo sapere che comunque storicamente i colori hanno convogliato determinate simbologie, ma non esiste un accordo universale sul significato di tutte le tonalità.
Comunque, non esistendo un canone universale sul significato dei colori, questo ha generato varie interpretazioni di una determinata tonalità. Più che altro, molte volte la foto viene, semplicemente, composta accostando i vari colori perché secondo noi stanno bene. In quello specifico caso non vengono scelti per la loro carica psicologica, sicuramente. La teoria dei colori non è una scienza esatta, ma deve essere utilizzata insieme a tutti gli altri elementi per evocare, come già detto, un determinato stato d'animo nelle nostre foto. Quello che noi stiamo cercando sul momento di suggerire. Possiamo fare un esempio dei vari colori che per noi o in passato hanno avuto un significato differente. Per esempio, prendiamo il rosso, che è, come sappiamo, un colore intenso e sgargiante, simboleggia la potenza, attrae sicuramente istantaneamente l'occhio dell'osservatore. Allora, nella storia il rosso è spesso il primo colore usato dopo il nero e il bianco, si risponde molto positivamente a questo tipo di colore. Il rosso può essere associato, come già detto, alla forza, al coraggio, alla passione, all'urgenza, ma d'altro canto può anche rappresentare la morte, la rabbia, l'aggressione, il diavolo. Soprattutto il sangue. Storicamente, il rosso simboleggiava uno status sociale elevato come la ricchezza, e l'autorità. Allora, l'estremità opposta, dello spettro morale delle percezioni, come per esempio. Mi viene l'esempio della lettera scarlatta che racconta la storia di una lettera rosa, da indossare come punizione per l'adulterio. Questo può essere un esempio di come veniva interpretato il colore rosso, diciamo, in antichità. Sta di fatto che comunque, il rosso, come già detto, attrae subito l'occhio dell'osservatore che osserva comunque una foto, un po' come le mie orecchie adesso, stanno diventando del colore della mia camicia perché ho i finestrini completamente chiusi. Vorrei fare anche altri esempi, tipo il giallo, che è un colore caldo e ottimistico, può influenzare fortemente uno stato d'animo, suggerendo fiducia, autostima, anche ricchezza, entusiasmo, poi cos'altro, una forza emotiva o anche amicizia. È utilizzato comunemente dai bambini, specialmente nella scelta di un colore neutro rispetto al classico rosa, o azzurro, ma sfortunatamente ha anche connotazioni fortemente emotive di paura, depressione, vigliaccheria. Il giallo è il colore delle paperelle di gomma, delle matite, del giornalismo iperbolico, dei macchinari da costruzione, insomma, tutti dei soccorritori. Quindi un fatto, per esempio, divertente. Che durante il Medioevo e il Rinascimento le prostitute erano riconoscibili perché indossavano abiti gialli. Oppure, il primo imperatore, mi viene da pensare anche al primo imperatore cinese che era noto con il nome di imperatore giallo, e ciò a ribadire, la particolare preminenza del giallo nella cultura cinese. Un altro colore che sviluppano forte carica psicologica e blu, che è un colore intellettuale, rappresenta serenità, sicurezza,
calma, autorità, poi cos'altro? Anche onestà, fiducia, ma può anche significare freddezza, scontrosità e mancanza di emozione. Il blu è il colore del nastro del primo premio, e della torta di mirtilli, anche il colore della tristezza. Il blu viene indossato dagli agenti della polizia, anche da Bruce Springsteen quando è completo di blue jeans, quindi la dualità del blu è particolarmente interessante in quanto da un lato rappresenta, scusate, il lignaggio, quindi si parla di sangue blu, a causa dell'aspetto venoso e traslucido della pelle dei nobili, dall'altro la classe operaia con le cosiddette tute blu. Storicamente, mi viene da pensare al blu come rappresentazione della fedeltà degli amanti, una donna da marito, comunque l'umiltà e la castità, eccetera, diciamo. Il blu è stato fra gli ultimi colori ad aver ricevuto un nome nelle varie lingue del mondo a causa della sua rarità in natura. Abbiamo poi il verde, che è il colore dell'equilibrio, rappresenta l'armonia, poi cos'altro? La consapevolezza ambientale. L'equilibrio interiore, e gli hippie, a me viene da pensare anche agli hippie, e convinti ambientalisti che amano il verde. Sul lato opposto c'è, possiamo dire che è anche il colore del denaro e della ricchezza. Una grande quantità di verde, ci fa sentire comunque bene, in quanto allude alla fertilità della terra. Peraltro, per contro, può essere anche un po' blando, e rappresentare comunque noia e invidia. Per esempio, so che i musulmani usano ampiamente il verde perché è il colore che rappresenta il paradiso. Infatti si dice che Maometto indossasse abiti verdi, bianchi o di entrambi i colori. Il verde è indossato da personaggi come, per esempio, Robin Hood, Peter Pan, Campanellino, e anche dalle fate verdi. I chirurghi indossano abiti anch'essi verdi, perché è l'opposto del rosso, quindi del sangue. Ciò fa in modo che il risultato delle attività da essi svolte siano meno impressionanti. Infatti, se pensiamo al rosso su un camice bianco, spicca davvero molto, e anche nella moda, meno preoccupante del momento in cui si deve incontrare la famiglia, purtroppo è preoccupata in sala d'attesa, per esempio. Altri colori, possiamo parlare adesso mi viene in mente il rosa, che comunica amore, sensualità, femminilità, giovinezza, innocenza, romanticismo. Il viola è un colore spirituale e regale, il porpora e il viola sono visivamente simili, ma il viola è presente nello spettro luminoso, mentre il porpora si crea miscelando pigmenti di rosso, e di blu. Il viola, secondo me, rappresenta consapevolezza, verità elevata, ma anche il lusso. L'arancione, possiamo parlare dell'arancione, è un colore caldo, infatti, come il fuoco, è situato nella ruota dei colori nei pressi del giallo. Nelle sue sfumature più chiare è del rosso, nelle sue venature più scure, cioè quindi nel giallo si parla di arancione più chiaro e del rosso nelle sue venature più scure.
Come il giallo è un colore tranquillo, ma è considerato più ottimistico, energico e motivante. Nelle varie lingue del mondo, l'arancione, è stato uno degli ultimi colori a ricevere un nome, proprio come il blu, perché ovviamente, non esiste, diciamo, deriva dal frutto ed è, legato alla sua diffusione in Occidente. Può rappresentare la festa di Halloween. Ed è considerato sacro in alcune regioni e culture. Il marrone è una delle tonalità più profonde e scure, è comunque un colore caldo, ma molto serio. Rappresenta la terra, la natura, la affidabilità e la stabilità. Può anche essere percepito come noioso, poco divertente e scialbo, ed eredita delle caratteristiche del rosso e del giallo, ma anche la gravità del nero. Infine mi viene da pensare al bianco, il grigio e il nero che si ha quando la saturazione va a zero. Questi colori hanno anch'essi le loro emotività e le loro reazioni emotive. Il bianco simboleggia il pulito, lo sterile, il puro, semplice, meditativo e pio, diciamo. La sua sterilità, naturalmente può anche avere connotazioni negative. Si pensi che per esempio in India, è il colore del lutto. Mentre da noi, in teoria, il colore del lutto sarebbe il nero. Possiamo anche pensare alla gioia dal momento in cui viene visto, per esempio, nel sacro rito del matrimonio, poiché c'è sia il nero dello sposo che il bianco della sposa. Il grigio, per definizione, è un colore neutro. Smorza la reazione emotiva nei confronti degli altri colori. Il nero può essere considerato come lusso, lucentezza e sofisticatezza, ed è il colore del potere. Per ora, non mi viene da pensare ad altro. Nei prossimi video potrei parlare di come sfruttare il colore, quindi i vari accostamenti, sempre inteso nella fotografia. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like se vi piacciono le mie chiacchierate. Spero di non aver tediato nessuno. Vi chiedo un like e di condividere i miei video sui vostri social. Grazie per avermi seguito, ci vediamo alla prossima chiacchierata.